Io sono anche disposto a crederti se tu mi vieni a dire: guarda, tutto sommato, noi siamo così sicuri che non succede nulla che mettiamo giù 1 milione di euro, 2 milioni di euro. Si tratterà di stabilirlo sulla base di quello che è, quello che ci si aspetta che succeda. Questo fanno i paesi, l'Olanda, Nuova Zelanda, Stati Uniti, eccetera. Cioè, il rischio è calcolato. Cioè, io non so se vi riesco a spiegare. Sì, ma si spiegato, ma si immagini i nostri amministratori che l'hanno dato le chiavi all'Enel e l'hanno detto: vieni, il territorio è tuo, fa come te ne pare, perché l'hanno detto questo sostanzialmente, perché ci stanno avvelenando, ci stanno distruggendo l'acqua, ci stanno distruggendo il bacino, ci stanno inquinando con le tonnellate di inquinanti. Ci sono i rischi sismici e questi l'hanno dato le chiavi e l'hanno detto: il territorio è tuo. Figuriamoci se gli chiedono questa cosa e queste questioni. Ha ragione lei, il problema è politico. Il problema è politico, è di chi ci dirige e di chi non capisce che noi ci dovremmo difendere noi, non l'Enel. Allora, guardi, il problema sulla sicurezza dei cittadini è un problema che secondo me ha fotografato benissimo il capo della protezione civile Gabrielli, il quale ha detto: guardate, vi siete visti la campagna elettorale? Voi avete visto uno dei partiti in lista che ha detto che una priorità del paese era quella di investire per la sicurezza dal rischio sismico e idrogeologico. Non ha parlato nessuno in campagna elettorale. Ha detto: in un momento in cui la gente ti venderebbe la mamma per prenderti il voto, quello è un argomento che nessuno ha toccato. Evidentemente non è nell'agenda della politica. Allora, cosa deve succedere? Che queste attività devono entrare nell'agenda della politica. Cioè, non può essere una risposta tecnica. No, no, quello che cerco di fare capire è che uno non vi può dire non si può fare. Uno dice: se si fa c'è un rischio. E accettare o non accettare un rischio è una questione politica, ma politica di quella nobile, di quella alta, cioè dire a una comunità: guarda che questi sono i costi e questi sono i benefici. Ma dire che non ci sono costi è piuttosto azzardato, perché nel resto del mondo si riconosce che dei costi ci possono essere. Non è detto che ci saranno. Con 4 soldi a comuni hanno già fatto pari. E con le compensazioni ambientali hanno già fatto pari. Quindi ci hanno già spettato anche dagli sismici. Bella questo progetto Geiger, sì. Geiger europeo. No, il progetto europeo. Quello europeo che è stato presentato a Napoli alla fine di maggio. E chissà che punto è. Allora, è praticamente quasi finito. No, il problema partito per chiarezza della sala, nel senso che se non ho capito male, europea si è preoccupata del problema della sismicità in tuo modo in particolare, ha chiamato 100 scienziati che ci stanno lavorando per arrivare a delle linee guida per cercare di controllare questo fenomeno, comunque di ridurlo, eccetera, eccetera, cioè ammettendo che esiste un problema di sismicità in Europa, che in Italia non ne vogliono, barbari da noi e altri non ne vogliono sentire parlare. A che punto sta, essendo stati presentati i lavori alla fine di maggio? Stanno lavorandoci, il paradosso di questo lavoro, io sono stato nella commissione giudicatrice di un dottorato di ricerca di un ragazzo che ha lavorato a questo progetto Geiser, però scusatemi il gioco di parole, con i dati di Geiser, nel senso che per poter studiare ad esempio quali sono le accelerazioni indotte da queste terremote hanno dovuto chiedere i dati agli Stati Uniti, perché in Europa i dati non ci sono. Quindi il paradosso che stiamo vivendo attualmente è che, tolto qualche dato in Islanda, dove hanno parecchie centrali di questo tipo, questo progetto lavora per la maggior parte su informazioni che vengono da altri paesi. Noi, dal punto di vista dei ricercatori, stiamo cercando di mettere in piedi anche altri progetti di questo tipo, però è chiaro che senza dati non si va da nessuna parte, perché, ripeto, non solo ci deve essere un dato, ma ci deve essere una forma pubblica di condivisione di questo dato, altrimenti non se ne esce. Cioè, questo progetto ha utilizzato prevalentemente dati che venivano fuori dalla fiera. Alla fine della fiera sono soldi buttati, arriveranno delle conclusioni. Ma una delle conclusioni è questo, perché uno dei lavori che vi ho fatto vedere all'inizio, che è questo qua, è all'interno di questa attività. I svizzeri sono estremamente attivi su queste cose, quindi hanno fatto tutta una compilazione dei dati che si è riusciti a recuperare su campi che hanno prodotto sismicità, su campi che non hanno prodotto sismicità, perché il passaggio successivo quale sarebbe? Capire quali sono quelle caratteristiche per cui è più facile o meno facile avere sismicità indotta. Ad esempio, una cosa che loro fanno notare è il tipo di roccia, per cui qua si va da rocce molto dure, graniti, gneiss, eccetera, a rocce carbonatiche fino all'arenaria e quant'altro. Quindi loro stanno cercando di vedere se c'è una correlazione tra il tipo di roccia e quanto è forte la sismicità che è venuta.
solo che vedete che alcuni dati non sempre si riescono ad avere, perché è in quella colonna dove dicono pressione massima, in alcuni casi il valore non c'è, perché a me non serve solo la sismicità, serve sapere quant'è la pressione dell'esercizio, quali sono i volumi di acqua iniettati, perché loro non può dire, guarda, ci si ragiona e uno dice, dai, se il tuo impianto lo esercisci fino a questi volumi, molto probabilmente non farà venire dei terremoti più forti. Il caso nostro dell'Alfina, Moglia, ha misurato fino a 100 tonnellate ora di rimissione 3,3. Poi non sono andati più su perché lei dall'epoca dice la storia. Ora, l'impianto che può fare Bagni, cioè l'impianto blu, eccetera, eccetera, può arrivare a 750 tonnellate ora senza fare nessuna, cioè qui si tratta di dati di valorizzazione o no, a importare di rimissione di 6 volte tanto quando sappiamo che già 100 tonnellate abbiamo 3. Questo è quello che hanno fatto in Svizzera, proprio questi quando hanno chiesto l'autorizzazione, dove hanno detto noi paghiamo il servizio sismico svizzero, loro gli mettono la rete, voi gli date i valori di flusso e si vede che si sismicità c'è. Adesso ovviamente l'impianto è stato fermato, perché questi due hanno messo sotto un tavolo e vedete è accettabile questo livello di produzione per voi, perché così state facendo troppa sismicità, o iniettate di meno o non potete iniettare voi che avete iniettato, cioè una volta che gli abbiamo dato la valorizzazione a perdere i compagni, voglio dire, poi queste figure questo torna ad essere un problema politico, cioè la ricerca può dare queste risposte, tu mi dici quando è iniettato, ti dico quant'è la magnitudine, si stabilisce una curva di rischio per l'impianto, dopodiché qualcuno si deve mettere a dire bene, è accettabile o non accettabile, può anche essere la ditta che dice no, allora l'investimento non vale la candela, mi ritiro, non lo faccio perché o lo faccio come dico io, non lo faccio. 10 milioni di euro e hanno la probabilità di guadagnare 8 milioni di euro l'anno prima di... Allora qua entriamo... No, non è esattamente così, no. Ma qua entriamo in un discorso molto complicato, perché la società che non ha fatto l'impianto di Rivara ha guadagnato 1 milione di euro in borsa. Professore, la normativa lombarda... Ma questi sono arrivati a cambiare nel decreto del fare, hanno fatto introdurre da un parlamentare del PDL una modifica perché la regione Umbria stava bocciando il progetto 3 giorni prima che lo bocciassero durante il decreto del fare, quindi di notte come i ladri hanno fatto modificare la legge per impedire la bocciatura del progetto, perché quel progetto vale 8 milioni di euro l'anno. Questi sono gli affari di Barbera e compagni, quindi si figuri se lo fanno. No, Barocci aveva chiesto una cosa sulla legislazione. Chiedevo se quella normativa che aveva prodotto quelle prescrizioni in Lombardia è una normativa relativa esclusivamente al gas o è applicabile anche alla giustizia. Questo rispondo io. Non lo so. Scusate, ma voglio far vedere due o tre cose per solo per dare ancora più. Dare ancora più peso a quello, diciamo, a quanto ha detto Marco. Castagnaio ce n'è una e mezzo, diciamo una è sul mare, è chiaro
che in queste condizioni è molto difficile l'ubicazione dei terremoti. È chiaro anche che una rete sismica di questo tipo, a mio avviso, non può essere gestita da Eni. Cioè, se vuole averla, ce l'abbia e fa tutto quello che vuole, ma deve essere gestita da un ente terzo che sappia il suo mestiere. Questa è una sola cosa che lo fa vedere. E un'altra cosa invece importante. Lui ha accennato ai geysers in California. Tutto il mondo ci sta lavorando, tra cui io. Questo è un esperimento proprio di iniezione di acqua nel sottosuolo, nel pozzo centrale, e tutti quei palmi rossi sono i terremoti generati dalla iniezione di acqua. Ovviamente lì sappiamo tutto, quanti litri al secondo vengono emessi, per quanto periodo, la pressione interna, la pressione esterna. E questo è il modello che io ho fatto, e questa bolla azzurra che vedete è la variazione di pressione all'interno della roccia intorno al pozzo che ha generato i terremoti. Solo questo per curiosità. Però vi voglio far vedere anche un'altra cosa che credo sia importantissima, ed è questa. Allora, questo qui è, mi riesce a ridurlo di grandezza. Allora, questo qui è un protocollo sviluppato negli Stati Uniti proprio per la geotermia, per i terremoti indotti dalla geotermia, ed ora viene esteso anche all'utilizzo del gas. Che cosa dice questo protocollo? Cioè, prima di fare un impianto, si sta parlando, prima di fare un impianto, non dopo, prima. Allora, bisogna capire, fare una valutazione dei terremoti che ci possano essere. Questo è il punto 1. Il punto 2. Prima cosa, punto 2, appena hai capito il problema, immediatamente implementare un programma per far conoscere il problema alle persone. Punto 2, cioè, l'impianto ancora da venire. Punto 3, questo a livello scientifico bisogna capire quali sono i criteri delle vibrazioni al suolo che sono caratteristiche di ogni posto e, come diceva Marco, diciamo, case costruite, formazioni sedimentari e leggere possono avere problemi maggiori di case costruite sulla roccia. Punto 4. Stabilire un monitoraggio sismico, cioè molto prima di fare, stabilire un monitoraggio sismico. Quantificare il hazard e la pericolosità, vuol dire quantificare la pericolosità generale dei terremoti naturali e dei terremoti indotti. Caratterizzare il rischio di quei terremoti, cioè se io sono a San Francisco e c'è un terremoto di magnitudo 5, nessuno smette di lavorare, però se io ho qui un terremoto di magnitudo 5, compro le azioni morti. Quindi è chiaro che ogni posto ha una sua pericolosità, anche, scusi, un suo rischio, anche se la pericolosità è la stessa, ci possono essere dei luoghi con un rischio molto maggiore. Immediatamente sviluppare un piano di mitigazione di questo rischio. Cioè, quel rischio non ci deve essere. È un po' quello che ti dicevi in Olanda, che dicono, vabbè, guarda, te che tu lo faccia o no, questo terremoto a me non mi interessa. Te metti a posto le case. Scusa, Roger, questo vale per gli EGS? Questo è gli Stati Uniti. No, è una norma americana nata per gli EGS, ma vale anche... Ora è nata per le GS vari anni fa e ora la stanno esportando anche a Campinas, a questo caso. E anche per la geotermia normale non è GS. Anche se no, certo, per la geotermia normale, però siccome ai fini proprio dell'impatto ambientale è assolutamente necessario reiniettare i fluidi nel sottosuolo, in particolare per i cicli binari, ma anche per gli altri, ai geysers, per esempio, siccome la reiniezione è comunque poca, ci hanno fatto la reiniezione delle fogne da due città, ci portano le fogne da due città e ce le reiniettano dentro.